La questione Electrolux è una questione che riguarda tanti lavoratori, ma anche il sistema Italia. Lei cosa pensa che dovrebbe fare il governo? Beh, intanto confrontarsi con la parte datoriale e con i lavoratori e, oltretutto, cosa più importante, con il Presidente della Regione. Oggi ci sarà questo incontro, ci auguriamo che vada nei migliori dei modi. È sotto gli occhi di tutti però che il governo ha perso tempo, si è disinteressato di un caso drammatico che coinvolge migliaia di lavoratori e migliaia di famiglie. Noi abbiamo più volte fatto presente sia al ministro Zanonato, sia per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e la presidente Serracchiani, dell'esplosione che rischiava di esserci con la situazione Electrolux. Ci auguriamo che l'incontro vada nei migliori dei modi. È altrettanto vero che abbiamo un sistema industriale del paese che, se non si attivano serie politiche industriali, se non si incide veramente sul cuneo fiscale, ovvero sul costo del lavoro e sui costi che devono pagare l'impresa, è un sistema destinato a chiudere. Non solo Electrolux, ma moltissime imprese e centinaia di migliaia di lavoratori saranno costretti a rimanere a casa. Sostanzialmente voi non siete soddisfatti dell'operato del ministro Zanonato? Beh, è chiaro, perché non si può neanche parlare di operato del ministro, ma assolutamente dell'inerzia e del disinteresse verso un'azienda che occupa migliaia di dipendenti che chiude. Noi su questo abbiamo sfidato il governo presentando anche delle proposte di legge che andassero a risolvere in modo definitivo il problema di competitività del nostro sistema produttivo, in particolar modo del comparto manifatturiero. Se noi non abbassiamo il cuneo fiscale, non abbassiamo il costo delle imprese, possiamo fare tutte, diciamo, le capriole che si possono pensare, ma ci sarà sempre questo dramma che si continuerà ad espandere. Noi stiamo in un continente nel quale la competizione avviene con paesi nei quali il costo del lavoro è decisamente più basso. Abbiamo messo un mercato unico, però senza un'unità di normativa, un'unità di tassazione. Questo vuol dire creare un dumping sociale tra lavoratore e lavoratore. A proposito di governo immobile, il Parlamento è immobile da quasi una settimana sul decreto IMU Banca Italia. C'è il rischio della tagliola. La Lega Nord che cosa ne pensa di questo strumento che potrebbe usare il Presidente della Camera? Sì, non è causa dell'ostruzionismo di 5 Stelle o della Lega Nord che stiamo portando avanti, ma causa di un decreto vergogna che regala miliardi di euro alle banche. In realtà questa situazione si è venuta a creare perché i diktat di Renzi e di Berlusconi sono stati recepiti in modo, diciamo, supino da parte della Presidenza della Camera, che ha voluto organizzare i lavori per seguire le battaglie mediatiche che devono fare Renzi e Berlusconi per accaparrarsi più poltrone possibile e non per rispondere ai reali problemi dei cittadini o per esempio affrontare un problema gravissimo come quello di Banca Italia, che sta scippando ai nostri cittadini miliardi di euro.